Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis e oggi il gioco è qui per augurarci buon Ferragosto. Come ci inaugura il gioco buon Ferragosto? È molto semplice, facendo uscire una collab vecchia di un anno con però il twist dell'aggiunta di un'arma in più giusto per farti urlare. Ovviamente non dimentichiamoci del fatto che sono stati aggiornati arma e costumi sempre della collab di Final Fantasy 9 e ora ne parleremo. Cominciamo con le varie notizie che ci sono praticamente state riportate oggi letteralmente all'interno del gioco. Cominciamo con i nuovi piani della Tower, quindi della torre dei Cetra, che per l'appunto aggiunge ulteriori piani. In questo caso aggiungono i piani dal 91 al 100, quindi adesso la torre avrà esattamente 100 piani, dove ovviamente al solito si potranno guadagnare Blue Crystals e ovviamente anche memorie per i personaggi specifici che ci verranno date durante, diciamo, tutto il completamento di questa tower. E fin qui nulla di che. Invece parliamo di quella che è la campagna del crossover di Final Fantasy IX. Campagna che sotto certi punti di vista ricorda quella che abbiamo già avuto in passato, però ovviamente abbiamo qualche twist, qualche peculiarità appunto all'interno di questo, diciamo, di questa campagna. Vabbè, la prima cosa da sottolineare è il fatto che avremo una multisummon gratuita al giorno per 3 giorni, tecnicamente, perché sono appunto dal volume 1 al volume 3, dove avremo la possibilità di ottenere almeno un'arma 5 stelle garantita in base al banner che avremo di fronte. Il primo che avremo a disposizione è questo, dove avremo, diciamo, una sorta di collezione di quelle che sono le armi un po' più datate fondamentalmente del gioco, perché parliamo del periodo di Capodanno in poi più o meno, quindi diciamo non ci sono le armi iniziali del gioco, ma ci sono quelle armi che sono uscite bene o male, non dico al mezzo anniversario, ma giù di lì. E successivamente abbiamo il gift della collab di Final Fantasy 9, ovvero il primo login che effettueremo durante la campagna di Final Fantasy 9 otterremo 1500 cristalli che potrete tranquillamente riscattare dal vostro gift, quindi dei vostri gift, dei vostri regali potrete riscattare già subito 1500 gemme. Successivamente avremo anche le missioni da completare all'interno di questa campagna per guadagnarne un ulteriore 1500, quindi già, diciamo, una multi fondamentalmente l'abbiamo in questo modo. Andiamo ancora avanti, dove appunto abbiamo esperienza incrementata per tutti quanti i personaggi, quindi per quelli che ancora non sono riusciti a livellare tutti i personaggi o comunque giocano da relativamente poco tempo e necessitano di dover aumentare l'esperienza dei propri personaggi, adesso lo possono fare. Abbiamo anche i login bonus, che sono molto interessanti in realtà, perché i login bonus ci consentiranno di ottenere in totale 1500 cristalli e anche un ticket per lo scambio di un'arma scelta 5 stelle presente ovviamente nel nostro exchange shop. Andiamo ancora avanti con i pacchetti di gemme che ovviamente possono essere comprati tramite i vostri dindini nuovi o comunque dindini veri, più che altro, più che nuovi dindini veri. E poi abbiamo una campagna beginner, quindi per tutti i giocatori che non hanno il loro account, o per meglio dire hanno il loro livello account al 30 o inferiore comunque al 30, guadagnano un 400% di esperienza per tutti quanti i personaggi, quindi 200% per tutti i giocatori in generale, però il bonus viene aumentato a 400 se il vostro account è di livello 30 o inferiore. Ovviamente un vantaggio improntato esclusivamente per i giocatori nuovi, qualora ovviamente ce ne fossero, perché io non penso che ci siano giocatori nuovi all'interno del gioco, però magari col fatto di esserci il crossover di Final Fantasy 9 forse magari qualcuno viene attirato nel rigiocare.
evento crossover di un anno fa, però con il sottotitolo Reawakened, ovvero i valzer, i tre valzer che affronteremo durante questo periodo, che però sono stati, diciamo, risvegliati, quindi Reawakened. In che cosa consiste questo evento? L'evento consiste nello stesso evento che abbiamo avuto praticamente un anno fa quasi, quindi con la prima collab ufficiale del gioco, dove appunto avremo la possibilità di ottenere i peridoti con le piume nere, che poi scambieremo all'interno dello shop al solito per le varie ricompense presenti lì, che potranno essere appunto scambiate e poi ottenute dai giocatori. Riproposta nuovamente la skin di Lucia, free to play, che è possibile ottenere appunto tramite le ricompense in gioco. È una skin che comunque non è neanche tanto malvagia, perché appunto dà il suo, aumenta l'attacco generico, se non mi ricordo male, la difesa magica, se non mi ricordo male, quindi è comunque un costume che può servire in alcune situazioni, soprattutto per un personaggio come Lucia, che tante tante volte non possiede effettivamente delle skin, diciamo così, eccezionali. Per quanto riguarda ovviamente Lucia, viene riproposta anche la sua vecchia arma, ovvero la Vivi Magicals Gun, arma che permette di effettuare un attacco elementale fuoco AOE, quindi Fira Surge di tipologia A, dove appunto abbiamo un boost delle Refined Ability con attacco generico come primo slot, e poi, se non mi ricordo male, era forse cos'era, difesa magica? Una roba simile, forse ability, una roba simile, non mi sto ricordando. Successivamente ci sono ovviamente dei consigli che ci vengono dati, ovvero il Black Waltz 1, 2 e 3 utilizzano attacchi potentissimi in combo, ed è ovviamente consigliabile utilizzare difesa magica aumentata e anche attacco magico diminuito per i nostri avversari. Ovviamente sappiamo, almeno chi ha giocato dall'inizio gioco, quindi dal day one, o comunque dai primi mesi di gioco, sa come funzionano i valzer. Ci sono anche i miei video che potete guardare a riguardo, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi, perché appunto, ripeto, l'evento è praticamente Ctrl C Ctrl V, quindi proprio letteralmente copiato. Il plot twist invece di questo evento qual è? È che comunque sia avremo ovviamente i bonus in base all'equipaggiamento ottenuto e l'equipaggiamento che in generale utilizzeremo all'interno di queste coop o comunque all'interno di questo evento, ma abbiamo un twist, un piccolo twist dato da quest'arma che vedete qui al centro, ovvero la spada di Beatrix, arma nuova che è stata aggiunta all'interno del banner di Cloud e Tifa per Zack, che adesso andremo ad analizzare, proprio perché il gioco in generale, o comunque i devs, sono veramente dei cani e quindi giustamente fanno di tutto e di più per tentare di spillare le gemme. Detto ciò, abbiamo ovviamente il banner che sarà attivo per la durata appunto di questo crossover. Ovviamente gli equipaggiamenti, vi ricordo, sono degli equipaggiamenti crossover, quindi sono degli equipaggiamenti limitati, quindi non si potranno ottenere al di fuori di questo banner e al di fuori di questa collab, quindi fate molta attenzione se avete intenzione di investire le vostre risorse. E andiamo avanti parlando appunto anche del Critical Threat, dove appunto abbiamo l'aggiunta della difficoltà aumentata per quanto riguarda lo stage o comunque l'evento del Behemoth. Quindi in questo caso che cosa avremo? Avremo l'aggiunta dei nuovi ticket dorati, perché ovviamente sapete come funzionano ormai questi eventi, quindi avremo l'aggiunta dei ticket dorati, e con i ticket dorati si avrà la possibilità di ottenere nuove ricompense. Nuove ricompense che per l'appunto sono in questo caso il collare di Red, vedete, Red Exclusive Weapon Steward Collar e Red 13 Specific Memories Collar, vabbè, qui hanno sbagliato il carattere, From the New Victory Draw, quindi dai biglietti dorati si avrà la possibilità di ottenere il collare di Red, che vi ho fatto vedere l'altra volta, ma magari così, giusto per quelli che non sono stati attenti la volta scorsa, ve lo faccio rivedere, è questo qua. Quindi avrete la possibilità di ottenere questo collare di Red, che ha praticamente le stesse identiche specifiche dei guantoni di Tifa, solo che questi si otterranno dai ticket dorati.
quindi bronzo e argento avremo i dighe e avremo l'arma di Tifa, mentre invece con quelli dorati avremo l'arma di Red. E ovviamente tramite l'exchange shop dell'evento potremo ottenere è vero, qua non c'è l'exchange shop, scusatemi, perché ci sono i ticket, quindi farmate i ticket, pullate i ticket e cercate di ottenere tutte le ricompense possibili. Andiamo avanti invece con il bel twist. Il twist che invece viene dato a questo evento, più che altro a questo banner dei collab Final Fantasy 9, è esattamente questo, ovvero abbiamo le revisioni che sono state fatte alle performance di Cloud e Tifa, sia per quanto riguarda la skin, quindi l'equipaggiamento, e anche per quanto riguarda le armi. In che cosa consiste ovviamente l'update? L'update in questo caso, come potete notare, abbiamo i guantoni di Tifa che adesso infliggono il 720% di danno non elementale di tipo fisico al nostro avversario, e in più aumentano drasticamente l'attacco fisico. Questo rimane praticamente identico, quindi due tacche di attacco fisico in più, però abbiamo anche il twist che rendono comunque i guantoni di Tifa molto molto interessanti, dove se il nostro utilizzatore ha il 50% più di HP abbassa anche l'attacco magico. Quindi diciamo che sono possono essere viste come delle Tiger Fangs, però in versione 2.0, o comunque delle Tiger Fangs in versione migliorata, perché comunque sia fanno dei danni decenti. 720% overboost 10 sono tradotti a circa forse 610 con overboost 6 e più avanti, quindi dovrebbe essere comunque una buona quantità di danno, solo che abbiamo la possibilità di aumentare l'attacco fisico e in più diminuire subito l'attacco magico del nostro avversario. Quindi non sono da sottovalutare adesso i guantoni di Amaranth. Cloud ovviamente era già un mostro come arma, 1300% di danno non elementale fisico sul nemico singolo, quindi è un'arma prettamente offensiva che ovviamente chi aveva già si ritroverà ad utilizzare in questo momento, chi non ce l'ha poi ne parleremo meglio. Invece quello che viene aggiunto in questo banner è una nuova arma featured, quindi una nuova arma sinergica, che purtroppo è un'arma crossover, quindi ovviamente potrà essere ottenuta solo ed esclusivamente in questo banner, ed è un po' la carta vincente di questo evento per gli sviluppatori, perché ovviamente chi possiede già Cloud maxato e Tifa maxata non ha motivo di pullare. Però nonostante abbiano i personaggi maxati, magari per ottenere quest'arma il pensierino si fa. Ovviamente sono stati molto furbi, sono stati molto intelligenti in questo caso i devs, perché hanno messo un'arma single target di Zac, ovviamente elementale vento. Sapete benissimo che la nuova guild battle sarà una guild battle incentrata sull'attacco fisico vento, quindi giustamente che cosa hanno detto? Beh, facciamoli pullare, visto che comunque la gente ha già pullato nella collab, ma vedendo un'arma nuova è possibile che possano pullare di nuovo, e quindi facciamo il sorpresone, facciamo la sorpresina e boom, eccoci qua. Arma che riesce ad infliggere 940% di danno fisico di tipologia vento contro un nemico singolo. In più, se il nostro avversario è debuffato, il nostro danno viene incrementato dell'1,2%. Quindi abbiamo un'arma che comunque fa parecchi danni, soprattutto se riusciamo a debuffare il nostro avversario, che è praticamente una prassi, quindi debuffare è praticamente ormai come respirare, quindi è un personaggio che comunque farà sempre e comunque danni aumentati. Carina l'arma, carina l'abilità, però ricordiamoci sempre che anche questa è un'arma crossover, quindi fate le vostre riflessioni e poi decidete. Per quanto riguarda invece le skin che c'erano state precedentemente date all'interno del gioco, credo che comunque l'update sia valido anche per chi ha già pullato le skin. Non mi aspetterei, anzi me lo aspetterei, di avere l'update delle skin solo per chi le pulla adesso, ma sarebbe una cosa un po' troppo veramente deprimente da pensare, quindi spero che tutti quelli che abbiano le skin abbiano avuto questo update del loro equipaggiamento.
dove appunto Cloud adesso prende 15 punti anziché 10 per quanto riguarda gli HP, e per quanto riguarda l'abilità fisica passiamo anche in questo caso da 10 a 15 punti, quindi vuol dire che sono già praticamente 3 livelli solo la skin, perché a 15 punti scatta il terzo livello di diciamo di ability, sia per quanto riguarda HP, per quanto riguarda ability fisica, quindi già 3 livelli di base solo grazie alla skin è comunque un ottimo vantaggio. Per quanto riguarda invece Tifa abbiamo la stessa identica cosa, quindi anche lei prende l'update da 10 punti in HP e 15, quindi anche lei terzo livello, e poi boost physical ability che anche lei passa appunto da 10 a 15. Direi comunque che l'aggiornamento migliore è proprio quello delle skin. Le skin che comunque danno già 3 livelli di HP e boost fisico non sono neanche tanto male. Però ragazzi, ricordatevi che queste sono skin limitate, quindi o si prendono adesso o non si prendono più. Andiamo avanti invece parlando della battaglia di Gilda che arriverà presto. Arriverà presto e, come già appunto anticipato, arriverà da noi il 22 alle 4 del mattino, il 22 agosto alle 4 del mattino, dove al solito avremo un giorno per preparare come dire le nostre formazioni e studiare il boss che affronteremo, e poi dal giorno successivo inizieranno i tentativi ufficiali. Nota che il gioco ha fatto presente per quanto riguardava appunto le battaglie di Gilda, dove purtroppo le mock battle non avevano lo stesso funzionamento delle official battle, perché nelle battaglie ufficiali il tempo scorre in continuazione anche quando ci sono animazioni di attacchi speciali sia da parte dei giocatori sia da parte del boss, cosa che nelle mock battle in realtà viene interrotta, quindi il timing o comunque il tempo a disposizione è letteralmente diverso, si perdono circa addirittura 10 secondi in totale, e 10 secondi sono comunque tanti danni per chi ha un buon setup, quindi bisognerà comunque testare e bisognerà comunque vedere il proprio setup quanti punti riesce a fare, quanti danni riesce a fare in un breve tempo, in un minor tempo, cosa che però gli sviluppatori hanno già rilasciato tramite una nota che hanno sistemato, solo che in questa battaglia ovviamente di Gilda non è stato possibile applicare le correzioni perché era già stata diciamo programmata, era già stata lavorata, mettiamola così, e quindi non si è riuscito a fare l'update che comunque avremo dalla prossima Guild Battle. A quanto pare avremo una battaglia di Gilda al mese, quindi è un buon modo per comunque mantenere i giocatori tra virgolette attivi, però vedremo effettivamente che cosa succederà all'anniversario e soprattutto cosa succederà nella battaglia di Gilda dell'anniversario. Come si gioca? Ovviamente si gioca con tutti i membri della Gilda che dovranno impegnarsi per sconfiggere il boss. Ci saranno 3 tentativi ovviamente al giorno per tutti i giocatori presenti all'interno della Gilda per fare punteggio cercando di sconfiggere i vari nemici presenti all'interno dell'evento. Livelli che variano dall'1 al 5, come già ben sappiamo. Se non vi ricordate come funziona la battaglia di Gilda, ci sono i miei video a riguardo. Continuiamo con diciamo gli update, continuiamo con tutto quello che c'è da dire, anche se qui già comunque abbiamo detto tutto. L'elemento appunto vi ricordo che per la battaglia di Gilda era già stato annunciato, ovvero vento fisico, ed è anche per questo che abbiamo questa bellissima sorpresa nel banner di Zack, quindi fate le vostre considerazioni. Ovviamente io parlerò del banner, farò appunto il banner update, darò comunque le mie impressioni sul banner in generale, però per chi mi conosce, per chi sa come la penso, bene o male avrà modo di capire quale sarà il mio discorso generale. Detto ciò, io vi lascio, vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro sempre buon Ferragosto, buon crossover, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao.